In un convegno che si teneva all'amministrazione provinciale di Frosinone, qui si parlava di carboneria e di tutt'altre faccende, ho detto anche questo. Non ci dimentichiamo però le leggi in vigore dell'epoca, perché questi erano venuti dalla Francia, avevano appoggiato gli invasori che erano venuti dalla Francia. Avevano deposto una legittima monarchia e avevano instaurato il sistema repubblicano. Stiamo parlando del 1799, non oggi. E le leggi Colpo di era Stato. un colpo di Stato, cioè è evidente che le leggi dovevano essere assolutamente rigorose e punitive. Ad ogni modo, io non nascondo che se fosse prevalsa la ragionevolezza del cardinale Ruffo, forse le cose sarebbero andate meglio, ma lo sapete tutti quanti, la storia non si fa né con i sé né con i va, sono le cose sono andate così. Ma veniamo all'argomento centrale un po' di questo convegno. Riconquistata Napoli, abbiamo già detto che le truppe giacobine adondate se erano andate verso Roma e verso il nord Italia. Di alta terra di lavoro, queste orde, come Passa da sesso e da... li descrivono i parroci nei loro libri mortuorum, che dovrebbero essere indagati molto più approfonditamente di quanto si fa solitamente, perché contengono una miniera inesauribile di notizie. Tra aprile e maggio transitano sulla strada consolare, quindi San Germano, quindi Piedimonte, Roccasecca. E lasciano una indelebile scia di sangue, a cominciare da Montecassino. Montecassino viene incendiato, viene bruciato. L'abate, che mi pare che si chiamasse Romualdo Pirelli, se non sbaglio, adesso vorrei anche sbagliare, però mi pare di sì, viene tenuto in ostaggio, viene distrutta completamente l'abbazia, viene bruciata, viene depredato il preziosissimo archivio di Montecassino, che sappiamo tutti, insomma, il valore, con le pergamene medievali ci vengono incartati salami di baccalà. I giacobini fanno delle funzioni sacrileghe all'interno della messa, cioè fanno vestire gli asini con i paramenti sacri, intonano la Marsigliese, insomma, tutte queste cose che sappiamo benissimo, essendo atei, avevano il terrore, avevano l'usanza, come si suol dire, di distruggere le chiese e magari di trasformarle in stalle di cavalli. Neanche la cittadina di San Germano viene risparmiata, viene bruciato il palazzo diocesano, Piazza Corte, vengono ammazzate un centinaio più di persone, vengono ammazzate anche due sacerdoti di Santa Vita, uno dei quali viene giustiziato in piazza. Superata Cassino, ci si avvia verso Piedimonte, Villa, Roccasecca. Aquino, si salva Castrocelo perché manda una delegazione della municipalità, manda ad incontrare voi sapete, Castrocelo sta un po' più sulle pendici del mondo, quindi manda una delegazione a parlamentare con questi generali, gli offrono da mangiare e da bere, insomma la scampano, la scampano a Roccasecca, dove ci sono una ventina di morti, dove viene bruciato il convento di San Francesco, non riesce a scamparlo per puro miracolo il vescovo di Aquino, che risiedeva al seminario di Roccasecca, Monsignor Giuseppe Maria de Mellis, che si salva fuggendo a Santo Padre. Quindi Santo Padre è stato un po' più riparato e quindi non si salvarci, non si salvarci. E qui succedono delle cose che io brevemente vi voglio raccontare. Indagando, l'aveva già fatto l'amico Ferdinando Corradini, e quindi io non ho fatto altro che riprendere il suo ottimo lavoro, riprendendo proprio i libri mortuorum della chiesa parrocchiale di Arce, trovo tra la trentina di morti che i giacobini fanno lì, uccidono, trentina di persone, da tenere presente che Arce, con tutti questi altri paesi di cui abbiamo parlato, era stato quasi completamente abbandonato alla popolazione, c'erano rimasti soltanto i vecchi, gli anziani e i bambini. Ad Arce, nei libri mortuorum, troviamo due annotazioni che fanno veramente rabbrividire, perché uno si tratta di un tale Filippo Vannucci che aveva 90 anni. Quindi viene ammazzato un signore che si chiamava Filippo Vannucci, che aveva 90 anni. Quindi immaginate quale insidia potesse rappresentare per gli invitti giacobini questo signore che aveva 90 anni.
Ma la cosa ancora più raccapricciante è che viene ucciso un bambino, per meglio dire un infante, di cui non si conosce il nome, ma io ho creduto di capire anche perché non era stato ancora battezzato, che era il figlio di un tale Luigi Cervini, e il sacerdote riporta ucciso mentre si trovava ad Umbera Matris, cioè mentre si trovava a prendere il latte dalla madre. Quindi Giacobini ammazza un novantenne e un infante di pochi giorni. Poi si prosegue a Fontana Liri, altri morti, fino a che si arriva ad Isola Liri. Ad Isola Liri c'è il clou della ferocia. Il giorno 11, io, 12 do, do, maggio, 12 no, maggio, che noi ogni anno 12 andiamo a ricordare. maggio, giorno di Pentecoste, i francesi chiedono il lascia passare. I popolani resistono inizialmente, non concedono il lascia passare ai francesi. Anzi, addirittura i popolani che erano guidati da Mammone, uno dei capopopoli, capimassa di cui si parlava prima, addirittura sparano due archibugiate e uccidono questi parlamentari francesi. Ne viene fuori una scaramuccia, la massa si ritira, i francesi entrano a Isola Mia. Entrano a Isola Lira e prima cosa che fanno? Uccidono 350 persone, 350 persone che si erano rifugiati a pregare nella chiesa di San Lorenzo Martire, che è quella chiesa, per chi conosce Isola Lira, che sta proprio vicino alla cascata, dove ogni anno, diceva Claudio Saltarelli, il 12 di maggio ci rendiamo lì per ricordare questi poveretti. Ma non finisce qui, perché sui libri mortuorum delle chiese di Isola Lira sono registrati 537 persone, cioè muoiono 12 maggio. 537 persone. Ci sono pagine e pagine, io ho visto questi libri mortuori. Ci sono pagine e pagine di nomi, con tanto di nome e cognome, spero di poter riportare prima o poi integralmente in qualche pubblicazione che Speriamo tutti. faremo, che vengono uccisi, massacrati nello stesso giorno 12 di maggio 1799. Il sacerdote che annota questa nefasta notizia lo definisce il giorno più nefasto per la storia millenaria di Isola Lira. Le cronache dell'epoca parlano di un fiume Liri che era diventato rosso per il sangue versato. Stiamo parlando di 537 persone, Tiebo signori miei. dice 700, però. Qualcuno, Thiebaud dice ancora di più, che fa aumentare ancora di più a 700-800 persone. Quindi diciamo. Però se ci manteniamo i dati ufficiali, sì, sono 537 persone. Non finisce qui, perché ritirandosi ancora verso Roma, queste belve assetate di sangue, che avevano l'ordine di lasciare al più presto l'Alta Terra di Lavoro, dove venivano continuamente presi di mira dalle masse. Quindi gli ufficiali, i comandanti francesi, avevano detto alle truppe: voi dovete camminare il più rapidamente possibile, entrare nello Stato Pontificio e raggiungere Roma. Invece, cosa succede? Succede che a Casamari una ventina di questi poveracci, questi soldati stracciati, affamati, e chi più ne ha più ne metta, lasciano il plotone principale e vanno nell'abbazia di Casamari. Anche nell'abbazia di Casamari c'erano rimasti pochi monaci, perché l'abate prudentemente si era ritirato a Veroli, si era messo al sicuro. C'era soltanto pochi monaci, tra cui il responsabile, quello più anziano, che cercava di dirigere questa esigua comunità che era rimasta. I soldati transalpini vanno, entrano a Casamari e prima cosa che fanno, si recano alle cantine del monastero e lì si ubriacano, perché c'erano delle enormi riserve di vino, quindi si ubriacano bevendo direttamente alle botti. Tornano sopra e prendono d'assalto il ciborio, aprono le pissini, buttano per terra le sacre particole, allorché questi poveretti che erano rimasti, questi monaci, si danno da fare al tentativo di riprendere le particole e di riporle nella pissina. E vengono massacrati a sciabolate. Cinque monaci muoiono, Di cui quattro della Vandea. di cui tre erano francesi, Erano che erano fuggiti. scappati quando in Francia erano iniziati a scuotersi i venti rivoluzionari.
Questi cinque voti di santa vita, per chi va a Casamari, c'è un altare bianco, di marmo bianco, che si trova sulla destra della porta. Il primo altare che trovate entrando sulla porta, è stato avviato il processo di canonizzazione. Per questi, manca solo la firma del Papa. Cinque modici, e si dovrebbe essere addirittura. È un altare che viene visitato giornalmente da fedeli che depongono dei fiori o dei piccoli ricordini lì, anche perché si è sparsa la voce, io non so, Raimondo, se tu me ne puoi dare conferma, si è sparsa la voce che ci siano stati anche dei miracoli, sì, per opere, per l'intercessione di questi monaci di Santa Vita. L'ultima, fortunatamente, opera diabolica di queste belve giacobine, la compiono a Porrino, che già però eravamo nello Stato Pontificio. Porrino è una frazione popolosa di Monte San Giovanni Campano. Lì vengono uccisi una decina di persone. Questa è una notizia che io ho appreso grazie alla ricerca del compianto amico Fulgido Veloci, che ha avuto modo di indagare i registri della chiesa parrocchiale di Porrino. Vengono uccise una decina di persone, di cui una signora che si chiamava Maria Pede, di 72 anni, che viene bruciata viva in piazza. E qui si conclude, per quel che riguarda l'Alta Terra di Lavoro, diciamo, il massacro. Ecco perché parlavo di una piccola Vandea, insomma. La parte interna. C'è anche la parte del litorale. Io so che ci sono gli amici di Sessa, quindi di Cellone, quindi anche loro hanno avuto il loro bel, insomma, hanno avuto a che fare con episodi raccapriccianti, a Cello, a Sessa, ma anche a Castelforte, a Minturno, dove la vigilia di Pasqua le truppe del generale Dombrowski, che era un polacco, ammazzano 350 persone o giù di lì. Quindi diciamo che i francesi, che i giacobini, ritirandosi dalle varie direttrici, compiono delle stragi orrende, delle stragi nefande, che non giustificano assolutamente il contesto del quale si realizza. Allora io concludo dicendo che la storia del cardinale Ruffo, l'impresa del cardinale Ruffo, è sicuramente una storia che deve essere approfondita, che deve essere conosciuta, che deve essere studiata. Bene fa Claudio Saltarelli, vedo il professor Rossi che saluto, a parlare di queste cose nelle scuole. Caro professore, non si sa queste cose alle scuole, quindi né si studiano né si sanno, e secondo me né si vogliono sapere, perché sono delle cose scomode. Per cui bene fa l'istituto, l'associazione di dare Alta Terra di Lavoro, a fare anche questi seminari di approfondimento nelle scuole. Deve essere studiata, deve essere capita, deve essere interpretata, devono essere sfatate queste leggende nere che avvolgono la figura dello stesso cardinale Ruffo, dei sanfedisti. Certo, tra i capi massa che si opposero alle truppe giacobine, ce ne furono alcuni che uscirono un po' fuori le righe. Prendiamo Mambone di Assora, per esempio. Però c'è anche la figura, come diceva Claudio, di Michele Pezza, alias Fradiavolo, che secondo me meriterebbe di essere considerata in maniera diversa da quella che è stata fatta finora. Concludo con un'unica considerazione e lascio alla vostra riflessione. Ringraziatevi della pazienza avuta e scusatevi del ritardo con cui ormai sono solito arrivare, caro Sindaco. Io non arrivo più in orario, non so perché, ci sarà qualche cosa che non quadra sicuramente. Sono stati messi a morte 99 patrioti napoletani dalle giunte di scrutinio borbonico, ed è una cosa nefanda, abbiamo già detto prima, è una cosa che doveva essere assolutamente evitata. Però vorrei che, a partire da questa sala, e come anche si ripete un po' dove, in tutta Italia, dove noi facciamo questi convegni, vorrei che ci fosse veramente un istante di considerazione per tutte quelle vittime innocenti di questa vicenda, delle vittime che spesso sono senza nome, che non hanno un nome e un cognome. Quelle 537 persone che sono registrate nel libro mortuorio della parrocchia di San Lorenzo di Cavalieri, sono morte in maniera assolutamente innocente. Sicuramente dei Lazzari non si sa i nomi.
Quindi, e di quante persone di questa piccola vandea che noi abbiamo avuto qui in Alta Terra di Lavoro, non si conoscono nomi, generalità. Ecco, quindi è giusto che si faccia un monumento a Napoli, a Piazza dei Martiri, per ricordare queste 99 vittime, questi 99 patrioti. Vogliamo metterci anche uccisi dal carnefice Borbone? Mettiamoci pure quello, al limite, non era proprio così, però mettiamoci pure quello. Sarebbe altrettanto giusto però che ci fosse un minuto, un ricordo per queste persone che hanno perso la vita in maniera così ignobile e soprattutto in maniera innocente. Un ringraziamento voglio farlo, e veramente concludo, a Monsignor Alfredo Di Stefano. Monsignor Alfredo Di Stefano, che è il parroco della chiesa di San Lorenzo di Isola Mia. Ebbene, Monsignor Di Stefano non sapeva quasi niente di questa storia. Quando l'amico Claudio è andato lì Prenotare la messa. a prenotare la messa, proprio perché noi volevamo fare una messa e l'abbiamo fatta in suffragio di queste vittime, e gli ha raccontato la storia, si è messo subito in moto, si è commosso fino alle lacrime, e si è messo subito in moto. E che cosa ha fatto? Ha tolto un'anonima lapide che si trovava nascosta nella chiesa di San Lorenzo e l'ha messa in bella evidenza nella chiesa con un faretto e con una ghirlanda di fiori. E ogni anno è disposto ad accogliere le nostre manifestazioni proprio per ricordare quelle vittime innocenti. Ecco, se ci fossero tante altre persone così sensibili, come Monsignor Alfredo Di Stefano, che io ringrazio pubblicamente e che dovremo andare a trovare per Per organizzare la quest'anno. cerimonia di quest'anno, io credo che si farebbe un servizio molto più utile alla veridicità della storia. La storia, signori miei, non è la storia di serie A e la storia di serie B. La storia si fa con i documenti, si fa con le carte, con i documenti di archivio. La storia è una sola. Non esiste una storia scritta dai vinti o una storia scritta dai vincitori, o meglio, esiste la storia scritta dai vincitori che nasconde tante di queste pagine. Noi, nel nostro piccolo, nella nostra modestia, grazie a Claudio, grazie agli amici dell'Associazione Identitaria Alta del Lavoro, stiamo cercando di riportare alla luce quelle pagine nascoste nella nostra storia e soprattutto quelle pagine che non sono state mai raccontate. Vi ringrazio per la cortese attenzione.